Quelli della Leccobene pensano che potrebbe essere stato un lanzichenecco a rubare il tappeto fatto a rete, ma Morena ha posto il veto. Chiudiamo la trattazione della E chiusa oggi e anche della Z. Sei pronto? Sta arrivando. E secondo te quello ci casca? Tu ci sei cascato. Sei pronto? Sono nato pronto. Ecco le regole della E chiusa che vedremo oggi. Sono soltanto due, ma poi ho una piccola sorpresa per te. Che ne dici di fare un giro? Certo, dove si va? Sorpresa. Io adoro le sorprese. Le regole sono le parole terminanti in ecco e le parole terminanti in ete ed eto. Per non perderti nemmeno una pillola di dizione, prova ad iscriverti al canale e ad attivare la campanellina. Almeno sarai avvisato ogni volta che pubblico un video e non rischierai di parlare come gli attori. Attori di The Manu, balli solo un pezzo o due? Lady. Per te ballerei tutta la notte. Stai attenta, stai scherzando con il fuoco. Il fuoco lo domo io. Stai attento tu a non spegnerti precocemente. Certo che tiene la lingua. Anche perché pensavo di cambiare il giorno di pubblicazione e passare dal giovedì alle 3 al mercoledì alla stessa ora. Quindi, campanella. La e tonica delle parole terminanti in ecco va pronunciata chiusa. Ed infatti si dice becco, lecco inteso come la città di Lecco, lecco inteso come leccare, poi si dice stecco, lanzichenecco e così via. Fanno eccezione queste tre parole: ecco, salame lecco ed io pecco. Sì, pecco un casino. Con qualche eccezione che presto andremo a vedere, ma la E tonica delle parole terminanti in ete ed eto va pronunciata chiusa. Infatti si dice discreto, abete, pruneto, rete, secrete, segreto, greto, vigneto, pometo, tappeto, peto e così via. Severino! Artemio! Ciao Severino! Ma come hai fatto a riconoscermi? Dalla voce. Fanno eccezione le parole concreto, ceto, feto, veto, cateto, secreto, che è la coniugazione di secernere, lieto, divieto, veto, prete, siete, in cui la E va pronunciata aperta. Ecco un pensiero piuttosto lungo sul quale ti potrai esercitare, nel quale ho raccolto tutte le regole della E chiusa. Capita. Talvolta, ma anche questa è una cosa rara, che Alfredo metta la mano sul mento per aiutare la mente. Nei suoi panni farei lo stesso. Vorrei vedere Benedetta fosse mai al campeggio con l'amorevole orefice Lanzichenecco. Ella, che tanto ha detto del suo titolo di contessa, tranne l'unica cosa vera, cioè che lo prese unicamente grazie ad una abominevole tresca con Francesca, mente perfettamente, mentre dice: io sono della Leccobene. Io e te, questo, dovremmo dirglielo. Perché ogni volta che vedo il suo portamento, soprattutto quando sta in attesa della sua amica, quella baronessa del parcheggio di Reggio, provo un ribrezzo talmente netto, pazzesco, che solo un concreto cornetto alla menta mi trattiene dal dare fuoco all'intero vigneto. Ricordi la cena al battesimo del figlio del Lacchè? Quello che con stucchevole impegno si occupava del secco pometo solo per poter beatamente dire che era in rete con gli architetti. Bene, quel giorno, quella cagnetta, con impegno concreto e segno di sdegno, conficcò una scheggia del cassetto, non già nel cemento come richiedeva il sorteggio, ma nell'abete, come aveva detto il pontefice. Sai perché? Solamente per mostrarsi amorevole verso il pontefice tedesco, quello che si è dimesso solo per debolezza e per andarsene a pesca con le esche dal lungo becco. Finché noi, benevoli carnefici, non mostreremo sdegno concreto, Benedetta, la contessa del pesco inglese, seguiterà ad agire senza ingegno,
nel governo del suo regno. Ma tutto questo pensare alla contessa dai lunghi capelli mi ha messo appetito. E soprattutto mi devo sgravare di un peto. Come regalo di fine e chiusa, ti lascio qui sotto in descrizione tutto il testo, evidenziando le parole che vanno pronunciate con la E aperta, in modo che ti puoi esercitare. Non ringraziarmi, non serve. Ecco anche alcune Z. La Z andrebbe pronunciata sorda o aspra quando è preceduta da N. Si direbbe infatti sostanza, stanza, adolescenza, ignoranza, prudenza, speranza, tenzone, baldanza, danzare, canzone, menzogna, guinzaglio. Ecco le eccezioni: bronzo, donzella, fronzolo, penzoloni, ganzo, romanzo, manzoni, ramanzina, ronzio e, udite udite, pranzo. Con le E abbiamo finito, e anche con le Z, ma se ti resta qualche dubbio scrivilo nei commenti o nei miei profili social e ti risponderò, senza dubbio. A proposito, vi devo tirare le orecchie, perché questa settimana non mi è pervenuta una singola frase da parte vostra da leggere. Giusto uno spam e un amico che ha chiesto di pronunciare Sukegno o Sukegno. Allegria, eh? Che poi si dirà Sukegno o Sukegno? Deriva da suca? Bah. Eccoti ancora qualche perla da The Lady, giusto per sapere come non si fa. Com'è che sono andato, ragazze? Mi sembra un po' eccessiva. Mi ha sfondato le orecchie. Intanto prenderò un po' di sole, dopo gli canterò qualcos'altro. Voglio stare con te tutta la vita. Ma sei pazza? Ci conosciamo appena. Sei l'uomo giusto per me, me lo sento. Tu corri troppo. Io credo nell'amore a prima vista. Lavoro anche in TV e teatro. Sapevo che se ci fosse stato un posto dove potevo trovarlo sarebbe stato questo. Faccio teatro con la E aperta, la tonica e la A. Non so andare in un luogo nuovo dove non mi conosce nessuno. Cagna maledetta. Oh, prima che qualcuno mi accusi, cagna e cane si usa quando si ha a che fare con attori, diciamo, non proprio portati per questo mestiere, non è un insulto sessista. Infine, eccoti i miei errori della scorsa settimana. Vorrei poterti dire che li ho fatti appositamente per farteli trovare, in realtà mi sono accorto di averli commessi soltanto mentre montavo il video. Eccoli qua. Avremo inoltre altri contributi per capire cosa sembri, la trovi in questa scheda. Non so andare in un luogo nuovo dove non mi conosce nessuno. Cagna maledetta. Sono maschio, panno fino, almeno quello. Infatti si dice scheda e si dice sembra. Ai ai, Lorenzo, inizi a perdere colpi. Vinci la timidezza, ma soprattutto direi vinci la pigrizia. Manda alcune frasi con le regole di questa settimana. È semplice. Prendi le parole di questa pillola, le metti insieme a formare una frase, poi me le mandi o come commento al video o su Facebook o su Instagram. Io la settimana dopo le leggo, ma se tu non me le mandi, io non le posso leggere. Come al solito ti invito a mettere un bel like, a guardare gli altri video sulla dizione sul canale e soprattutto ad iscriverti. Sai quanto tempo posso stare senza sbattere le palpebre? Una vita. Tutti gli attori lo sanno fare. Ecco un pensiero. Pensiero. Ecco un pensiero. Pensiero.